Ci vuoi aiutare? Adottaci a distanza, bastano solo 15 euro al mese. Giornata particolare domenica per i cani di salvataggio e per i loro padroni. Sul lungo lago Giannino Castiglioni di Lecco va in scena l'evento Tuffo a quattro zampe. Dalle 9.30 alle 12.30 verranno svolte prove di salvataggio e dimostrazioni di soccorso. L'uomo e la terra, il titolo della mostra dedicata alle opere di Vincent van Gogh, in mostra fino all'8 marzo del prossimo anno a Milano. Nelle sale di Palazzo Reale sarà possibile vedere da vicino le tele del pittore fiammingo messe a disposizione da collezioni private e pubbliche, ingresso a pagamento. È Villa Maggi Ponti a Cassano d'Adda a fare da scenario la rassegna Sposi e Moda in Villa. Domenica dalle 15 alle 19 sono in programma esposizioni sfilate e spettacoli dedicati in particolare agli sposi. Gran finale con il taglio della torta. Il Castello Visconteo di Pandino ospita fino a domenica 16 novembre la mostra dedicata a Mario Stroppa. Nel cinquantenario della morte del celebre artista, scenografo e architetto locale, Comune e Comitato Marius gli hanno voluto dedicare una rassegna postuma. Sabato sera, sempre in castello, presentazione del libro Marius. È giunta all'8ª edizione a Crema la Fiera del Tessile organizzata in città dai gruppi di acquisto solidale. Per tutta la giornata di domenica al Centro Culturale Sant'Agostino sono in mostra i capi d'abbigliamento a carattere sostenibile con tessuti e colorazioni naturali, previsti laboratori per bambini e visite guidate al Museo Civico. Scatta nel fine settimana Lodi, la nuova edizione del Festival di Fotografia Etica. In vari punti della città sono in programma mostre, videoproiezioni, dibattiti ed incontri dedicati al fotogiornalismo. La manifestazione tornerà anche sabato e domenica 25 e 26 ottobre. Proseguirà fino a giovedì 13 novembre la Fiera Autunnale del Libro in corso a Cremona. Nella suggestiva cornice della Galleria 25 Aprile sono in mostra libri e pubblicazioni per tutti i gusti. La manifestazione, che si avvale del patrocinio del Comune, è organizzata dalle librerie della città e dagli operatori del settore.